Nel 1983 i lupi in Italia erano 200. L'ultima stima del 2012 è di 800 esemplari. Grazie alla normale dispersione tipica della specie, dalla fine degli anni 90 i lupi sono apparsi soprattutto nelle valli Pesio e Stura nel Cuneese e nel parco naturale del Gran Bosco di San Bertran in provincia di Torino. È la paura del lupo, specie nel Medioevo, che ha lasciato le tracce più importanti di una certa avversione verso questo predatore. Oggi, però, sono gli attacchi agli armenti sui pascoli montani a sollevare le critiche più agguerrite. Del lupo in Piemonte ne abbiamo parlato con gli esperti del Centro Uomini e Lupi presso il Parco Naturale Alpi Marittime di Entracque, una struttura all'avanguardia a livello internazionale. Noi mappiamo tutti i lupi sul territorio piemontese e alpino per riuscire a quantificarli, capire quanti sono, quanti branchi ci sono e seguirli nel tempo. Sicuramente il maggior numero di attacchi si è avuto nei primi anni di presenza del predatore per il fatto che gli allevatori sulle nostre montagne non erano più a conoscenza della problematica e che quindi non erano in grado di difendere il bestiame dagli attacchi del lupo. Andando avanti negli anni sono stati introdotti sistemi di protezione soprattutto ai greggi ovicaprini e sono state cambiate anche le metodiche di gestione degli animali, sia bovini che ovicaprini, e questo ha aiutato tantissimo a ridurre il numero di attacchi sul bestiame domestico. Negli anni, grazie anche alle politiche messe in atto dalle pubbliche amministrazioni e all'impegno da parte degli allevatori, le tecniche di gestione del bestiame in alpeggio si sono modificate e gli allevatori hanno incominciato a utilizzare sistemi di prevenzione e quindi a chiudere il bestiame, soprattutto gli ovicaprini, che sono le specie più vulnerabili all'attacco da parte dei lupi, nei recinti elettrificati la notte, a custodirle durante il giorno, accompagnandole durante le ore di pascolo, e hanno incominciato anche a utilizzare i cani da protezione del bestiame, che si sono rivelati essere uno strumento fondamentale per la difesa delle greggi. L'ultimo censimento è quello del 2012, che aveva contato 9 branchi stabili nel Cuneese, 5 branchi stabili all'epoca nel Torinese e 3 nella provincia di Alessandria. In più erano presenti degli individui solitari in dispersione nei territori del Verbano Cusio-Ossola, per una popolazione totale stimata di una settantina di lupi sul territorio piemontese. Questo al 2012. Il monitoraggio prevede uno sforzo di campionamento molto grosso. Adesso nell'ambito del nuovo progetto Life Wolf Alps abbiamo ristabilito questa rete di monitoraggio e abbiamo appena finito questo campionamento fatto su tutto l'arco alpino italiano, in particolare in Piemonte, in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, con le province, con tutti i parchi regionali della regione Piemonte, e con tutto questo personale siamo andati a campionare teoricamente ogni singolo lupo presente. I danni da lupo sono sull'ordine di grandezza dei 70-80 mila euro l'anno. Sono sempre dei danni un pochino più da vivere per il singolo allevatore, che in alcuni casi possono essere dei danni gravi, e quindi da sempre la Regione Piemonte si è impegnata a implementare sistemi di prevenzione proprio atti a cercare di diminuire al massimo quello che è l'impatto del lupo sulla zootecnia, che è sicuramente un problema da cercare soprattutto come regione di diminuire al massimo. Dalle fiabe, ad esempio, da Cappuccetto Rosso, il lupo è sempre stato visto come un animale cattivo. Una studiosa qualificata come lei del lupo dovesse dare una definizione e raccontare a un bambino che cos'è il lupo. Cos'è il lupo? Questa è una bella domanda. Poi io ho 2 figli, quindi ogni tanto capita. Il lupo è un animale selvatico, prima di tutto. Un po' un fantasma presente nei boschi perché è difficilissimo da vedere, ma un elemento dell'ecosistema, parola difficile per un bambino, ma per fargli capire che è parte della montagna e quindi deve essere rispettato come tutte le altre parti che fanno parte dei nostri ambienti naturali.